Diciamo che mia sorella mi aveva prestato e aveva così comunque le pressioni sono state positive, vero? Sì, sì. Vero? Vero, positive. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Ferie iniziate, galleria scusate non mi vedrete più, ma tra fuori che c'è un tempaccio dentro le gallerie non so cos'è meglio. Appena usciamo dalla galleria vi faccio vedere qual è la situazione attuale nella nostra macchina. Siamo proprio dei terroni che tornano giù. Questo è per farvi capire la situazione tempo, bellissimo, proprio ottimale per viaggiare. E questa è la situazione bagagli. È una tragedia, abbiamo fatto solo poco più di 300 km e siamo fermi in un autogrill che in realtà è chiuso, quindi ci sono degli accampamenti, uno per il bar, l'altro per i bagni, una fila atroce, non è segnalato, è quello di Chianti mi sembra, non è segnalato all'esterno, quindi la gente entra, perde tantissimo tempo per cercare parcheggio, lo trova, poi magari va, non gli sta bene com'è perché sono file chilometriche per andare in bagno e se ne deve riandare. Tremendo. Io non so da quanto ci sono questi lavori, perché stanno facendo i lavori e non si può mettere benzina, non si può fare nulla. Non so da quanto ci sono, ma se li hanno iniziati a dicembre, geni. Oggi c'è il mondo in viaggio praticamente. Secondo me ci vorrà tipo stasera per le 23. Veramente, siamo partiti alle 8:30 da Pavia, abbiamo fatto Barberino del Mugello, che è l'autostrada più brutta che ci sia, proprio parlano della Salerno Reggio Calabria, ma anche quando era in costruzione forse era meglio di come Barberino del Mugello, ed è gratis, questa qui la devi anche pagare. Scusate, sono un po' arrabbiata, lo spirito natalizio non è di questa prima parte del vlog. E niente, abbiamo fatto delle code per incidenti che però poi non si vedevano, incidente qui, incidente lì, non c'era niente, però le code c'erano, abbiamo perso almeno 2 ore. Ora insomma, una cosa che magari nella stazione di servizio faresti in mezz'ora tra bagno, prendi un caffè e altro, adesso non lo so, saremo fermi da almeno 40 minuti, però adesso ripartiamo e vediamo come va. Il tempo è sempre peggio, anzi per ora non piove, speriamo che duri. La temperatura non è male perché ci sono 17-18 gradi, anche se c'è un venticello bello fresco, però insomma l'importante è che non piova. E niente, ci aggiorniamo durante il corso del vlog, dita incrociate per noi. Grazie a Dio un po' di spirito natalizio infuso in questa giornata. Dice, prima diceva più 1:07 di Cosa Rossa, adesso questa qua dice più 53, cioè sono 53 minuti di coda. Poi si libera un po' all'altezza di Valmontone di nuovo, 9 minuti, però dovrebbe essere più breve, e poi si libera fino ad Aquino, dove diventa di nuovo rossa. Niente, buio, ma non è notte, sono le 17:48, continuiamo ad accumulare ritardo, arriveremo a notte fonda. Ora sì che siamo arrivati a casa. Buongiorno. 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 Ok, faccio una promessa, anche se non so se riuscirò a mantenerla. Dovrebbe essere una delle ultime volte che mi vedete sfatta. Però vi volevo dare il buongiorno. Sono le 11. Noi alla fine ieri siamo arrivati alle 3:30 di notte. È stata una cosa micidiale, tremenda, 16 ore di viaggio con un tempo pessimo, abbiamo trovato veramente tutto quello che si può trovare durante un viaggio,
noi l'abbiamo trovato. Scusate, perché 5 kg di gatto mi stanno assalendo. Ciao amore, buongiorno. Questo piccolino è stato male, quindi ha bisogno di coccole. Comunque adesso siamo a casa, abbiamo fatto una bella dormita, insomma, perché poi quando si è troppo stanchi non si riesce a dormire benissimo. E niente, adesso ci prepariamo perché cominciano già i pranzi natalizi, quindi siamo ospiti dai miei zii. Mangeremo una cosa tipica del Natale qui in Calabria, che sono le crispelle, che tutti conoscerete come delle crepe o un primo. Qui no, non è un primo. E praticamente, per farla molto breve, ma penso che la lavorazione in sé per sé sia complicata, è pasta della pizza impastata appunto fino ad una certa consistenza e poi fritta, che si può fare ripiena di ingredienti salati o con lo zucchero sopra e diventa un dolce, ma io ovviamente preferisco salati, quindi oggi le faremo, poi ve le farò vedere. E niente, mi coccolo ancora un pochino questo piccolino qui, mi faccio una doccia e via con il primo pranzo di Natale. Auguri Pat! Auguri! Buongiorno. Allora, stamattina e il giorno dopo, stamattina già mi vedete con una faccia decente e stiamo andando dal videografo che ha fatto il video al nostro matrimonio per prendere tutto. Abbiamo già avuto delle anteprime. Sono veramente delle chicche, quindi sono molto emozionata, molto curiosa di sapere come è andato tutto, come ha sviluppato tutto. Abbiamo molta fiducia in lui perché è molto bravo.
E comunque John e Limpo Box vi lascio i riferimenti per chi è calabrese, un ottimo professionista. Detto questo, io mi dovete scusare, a volte guardo lo specchietto perché sto testando il mio regalo di Natale e sto provando questa nuova macchina fotografica per i vlog, e allo specchietto reversibile non sono abituata, ero abituata al cellulare, quindi mi devo ricordare che devo guardare in camera. Qui il tempo continua ad essere pessimo, in realtà oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno di pioggia, domani dovrebbe essere bello, speriamo, perché non se ne può più. Ieri tra pioggia e vento ha fatto il delirio. Ora andiamo perché siamo in ritardo come al solito. Che sonno! Ciao Giappone! Ciao Giappone! Eccoci! Allora, finisco questo vlog con il mio, anzi, l'albero di Natale bellissimo di mia mamma. Lei è bravissima a farlo, è proprio stupendo. Amo lo stile che ha. E niente, è stata una giornata lunga, ricca di emozioni. Abbiamo preso il video, come vi dicevo, dal videografo. È venuto benissimo, cioè è venuto veramente bene. È bellissimo, mi sono emozionata, ho pianto, ho ricordato, mi sono divertita tantissimo, abbiamo riso tantissimo tutti insieme quando l'abbiamo visto. È stato veramente bravissimo. Giù nell'info box vi metto i link del mio videografo e del mio fotografo, perché hanno lavorato benissimo insieme, quindi io non posso che consigliarli, sono due professionisti straordinari. Detto questo, a Natale, il 25, saremo insomma con tutti i parenti qui a casa mia e lo proietterò. Ora non l'ha visto neanche mia mamma, mio papà, mia sorella, e l'abbiamo visto solo io e Antonio, e lo proietteremo direttamente il 25, così lo vediamo tutti insieme. Oggi pomeriggio, visite, tutto bene, tutto nella norma, controlli andati bene, quindi ci siamo tolti un altro pensiero. E adesso stasera il tempo fuori continua ad essere brutto, domani danno bello, speriamo, perché la vigilia di Natale è il giorno più importante dell'anno. E niente, vi girerò ovviamente un altro vlog, ma chiudo questo, vi do appuntamento al prossimo, vi ringrazio per aver guardato questo, vi mando un grosso bacio e comincio da questo vlogmas a farvi tantissimi auguri di Buon Natale a tutti voi e a tutte le vostre famiglie. Auguri di cuore!